Yeah. 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 Della, di respirare la Muay Thai negli stadi thailandesi, nei camp thailandesi, e questo già li fa crescere. Quest'anno però abbiamo anche avuto la possibilità di far combattere alcuni dei nostri ragazzi, in particolare proprio del nostro team, quindi è stata un'esperienza molto particolare e molto interessante. Dall'Italia siamo partiti in quattro. E il team è composto da me, che sono il loro, diciamo, insegnante, e poi da tre atleti, da Filippo Fagiolo, da Luca Genovese e Marco Concas. I tre hanno, diciamo, delle esperienze diverse. Infatti Marco è, diciamo, quello meno esperto sicuramente, e anche lui probabilmente tenterà di fare qualcosa qui di interessante. Diciamo, i due combattenti veri e propri sono Filippo e Luca. Purtroppo Filippo, per un piccolo infortunio, non è riuscito a combattere, quindi, diciamo, tutte le nostre speranze adesso sono rivolte a Luca. Questo campo è un campo molto particolare, molto nuovo, molto, molto bello, proprio adatto a quello che interessava a noi, quindi immergerci completamente nel mondo della Muay Thai senza poi avere eccessive distrazioni. Quindi sia la location sia poi i trainer sono assolutamente indicati per quello che è il nostro scopo. E adesso, anche grazie a Santi Noi è il capo, diciamo, il responsabile di questa palestra, di questo Khai Muay, ed è un grosso campione del passato. Lui ha combattuto con vari campioni anche occidentali, in particolare con Dekker, che è, diciamo, uno dei più famosi combattenti olandesi, battendolo per ben tre volte. Ne hanno VTR, mi dite che tu accari ogni. 2連敗してますんでね、これ鳥ですからね。そうです。はい。まあ、ラゴンデッカー、かなり自信を持って今回挑んでますんで、はい。いい試合やってくれると思います。La mia impressione, diciamo che è stata soprattutto di rispetto. Santi a noi è stata una persona disponibile, quello che indirizza i suoi ragazzi anche nel lavoro tecnico e nel lavoro di allenamento. La scelta di venire a Bangkok è stata dal fatto che il coach avesse avuto un'ottima esperienza in Thailandia, dal fatto che comunque è un'arte marziale coinvolgente, una cosa che ti piace e ti prende tanto. Quindi è stata una curiosità per vedere la Thai, la Muay Thai, che cos'è, lo spirito, cioè per un'esperienza di combattimento qua, diciamo, nella patria della Muay Thai. La Muay Thai è molto più che uno sport, è qualcosa di decisamente è complesso. In particolare, tutti quelli che la praticano al 100% hanno un rapporto di simbiosi con quello che è tutto quello che riguarda l'aspetto proprio delle arti marziali thailandesi. Per me in particolare tutto quello che è l'arte marziale thailandese, quindi dalla parte puramente culturale, l'aspetto tecnico, quindi la parte armata con il Krabi Krabong, ai match, a tutto quello che riguarda l'allenamento, diciamo, il modo proprio di gestire la vita, è appunto una via di vita. Quindi la Muay Thai è stata per me un po' il centro di tutto quello che era i miei sforzi, le mie intenzioni primarie. Quindi tutto era finalizzato al miglioramento di questo, diciamo, di questo rapporto che avevo con questa disciplina. Nella Muay Thai ho trovato la differenza di arte marziale. Nella Muay Thai ho trovato l'impegno, la fatica, la tecnica e il piacere di fare Muay Thai. Ho iniziato in Italia a Chiari dopo circa un anno e mezzo di kickboxing, che sinceramente non ho trovato molto interessante. Poi ho iniziato questa nuova esperienza, diciamo in 7 mesi abbiamo fatto una bella strada. Diciamo che un po' la Muay Thai è un po' il cardine della mia vita, e spesso
per chi la pratica, per chi combatte, per chi vive, diciamo, in questo mondo, c'è proprio questo approccio, la vita per la Muay Thai, quindi tutto quello che si fa è finalizzato assolutamente a questo tipo, a questa cosa che per alcuni può sembrare strano, però in realtà è comunque una forma di vita, una via di vita che ti arricchisce giorno per giorno, ti permette di avere una conoscenza prima corporea, quindi cominciando da quello che è più semplice, quindi un miglioramento delle tue prestazioni, un miglioramento, un sentire nuovo del tuo corpo, fino a poi arrivare a qualcosa che esula da, diciamo, dal raziocinio vero e proprio, quindi hai una sensazione strana, un rapporto strano con quello che sono diciamo, le energie sottili che poi circondano tutto questo, la Muay Thai nel suo aspetto più profondo, nel suo aspetto culturale. Proprio questo ti fa crescere assolutamente come persona. La mamma è io, le cantoni, c'è un paone, un po' bende. Cote, lupa e torna, un cittadino con c'è impa. ชกให้สนุกกันแล้วกันฝ่ายแดงครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ ดูครับอย่ามาพิษตาครับโอ้โหมวยเสร็จเต็มท้ายโอ้โหดูเสร็จเป็นมวยตายดึงตัวสวยงามครับ ดูปาร์ตี้สีทองโอ้โหไม่น่าเชื่อ Thank you.
La Thailandia è veramente sotto questo punto di vista umano. Tutti i ragazzi qui, gli allenatori, sia di questo camp che di altri in cui siamo stati, sono veramente fantastici. Sicuramente ti lasciano qualcosa nel cuore, oltre che nelle gambe e nelle mani. La mia esperienza al Chattanà è stata, diciamo, come raggiungere l'apice, perché per noi il Chattanà è visto, diciamo, attraverso gli occhi di Aldo, il nostro coach. Quindi guardandolo attraverso i suoi occhi è stata una cosa molto più forte, cioè l'impatto diretto è stata una cosa bella e è stata una bella esperienza. Poi ho avuto un coach che, diciamo, ex pugile, quindi bravissimo con le mani e bravissimo come reggitore di palo, come tutti ovviamente in Thailandia. Diciamo che dal camp più scarso a quello più ricco di campioni c'è una qualità diversa. Poi l'insegnamento è soggettivo, perché loro, è vero che è molto commerciale, nel senso che pagando si hanno tante cose, però se riesci a conquistarti la simpatia, ecco, io, come mi è successo a me con il mio trainer, ho avuto modo di imparare molte tecniche, molto più approfondite, perché rispetto magari agli allenamenti di un altro campo è stato più approfondito sulla lotta, più approfondito sui movimenti, sono delle nozioni tecniche, diciamo, per noi molto, molto utili, perché a differenza degli altri camp era parte fisica, molta parte fisica, e diciamo tecnica si limitavano solamente a sfruttare la tua, perché non insegnavano oltre il dovuto, cioè ti facevano allenare fisicamente, sessioni di pao, allenamento con la corda, sacco, tutto quanto, però la parte tecnica non è mai specifica. Qua è stato diverso. Tira,
Capito, me l'ha spiegata così. Poi mi ha spiegato come si fa la preghiera, cosa devi dire quando sei là, no? Devi dire, devi fare la preghiera al Buddha e dire: io sono Filippo, vengo dall'Italia, sono qua in Italia, vengo per vincere e vinco. Oh, my God.
Thank you.
我们进来，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 我们进
Thank you.